Buonasera, buonasera a voi. Allora, devo ammettere di essere un po' preoccupato, no? Ho avuto modo di leggere oggi, i giornali, di vivere personalmente certe situazioni. Adesso ho voluto aspettare un attimo per leggere altre notizie che riguardano in buona sostanza da un lato l'applicazione del Green Pass e dall'altro quello che sono gli obiettivi da parte del governo per l'autunno. Intanto oggi, mentre tornavo dal Trentino, ho avuto modo di fermarmi in un autogrill e la cosa è stata veramente tragicomica. Nel senso che se tu praticamente vuoi sederti a mangiare, devi esibire un Green Pass, oppure le solite cose che ormai conosciamo, tamponi, aver fatto il Covid nei 6 mesi. Se invece fai una consumazione in piedi, non serve nulla. La cosa ridicola, ma veramente ormai siamo al ridicolo, che seduti a mangiare erano in quattro gatti, mentre le persone in piedi che stavano consumando erano accalcate una sopra l'altra. C'è quindi davvero un qualcosa di assurdo e davvero di grottesco. Tra l'altro poi ho avuto modo di ascoltare vari interventi anche da parte della politica in queste ore e devo dire che sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato per quello che potrà succedere in autunno, perché praticamente è notizia degli ultimi giorni, delle ultime ore, la volontà da parte del governo Draghi di rendere obbligatorio il vaccino agli insegnanti, altrimenti i presidi saranno chiamati a prendere dei provvedimenti, e dall'altro la cosa ancora più grave, perché chiaramente coinvolge ancora più lavoratori, il fatto di rendere il Green Pass obbligatorio ai lavoratori. Voi capite che se fosse così, siamo di fronte ad un fatto di un'assoluta gravità per quanto riguarda appunto le nostre libertà. Ultimamente, e anche questo ho avuto modo di sottolinearlo, ci sono state delle reazioni da parte dei cittadini. Finalmente, dico io, perché ogni sabato, ed è successo anche ieri, ci sono state in varie città manifestazioni. Tra l'altro ieri io vi ho parlato di Roma, ma anche a Milano e in altre città ci sono state manifestazioni. Non come nelle scorse settimane, un pochettino meno, che chiaramente è dovuto al fatto che le persone stanno andando in ferie, non sono in città, perché è evidente che soprattutto il numero maggiore di persone che si possono coinvolgere sono nelle grandi città, e le grandi città appunto si stanno svuotando. Però ripeto, io sono estremamente preoccupato per quello che sta facendo il governo. Tra l'altro, l'altra cosa, anche ai McDonald's c'è ormai veramente lo si tocca con mano la discriminazione, no? Se tu vuoi entrare dentro e sederti a mangiare, ti chiedono il Green Pass, altrimenti in alternativa puoi stare fuori. E proprio anche la visione che si ha di questa cosa è veramente estremamente brutta. Stiamo andando incontro a un qualcosa di estremamente preoccupante, un ricordo di tanti e tanti anni fa. E questo ci deve allarmare in particolare per quanto riguarda settembre, dove bisognerebbe essere pronti a delle azioni molto forti. Qual è l'ulteriore problema però? Che sempre più il governo, la politica, i media stanno, riuscendo nell'intento di terrorizzare tante persone. E io conosco tante persone che fino adesso erano state, diciamo, ferme sulle loro posizioni, che adesso stanno, cedendo perché si sentono male, si sentono discriminate, non possono muoversi come vogliono, non possono andare al ristorante, non possono, insomma, avere la loro libertà. Per
Per qualcuno questo è ininfluente perché ci sono delle persone alle quali andare al ristorante o dover rinunciare a teatro non gliene importa assolutamente nulla, e invece questo va rispettato, ci sono altre persone che da questo punto di vista soffrono. Voi mettetevi nei panni soprattutto delle persone sole, no? Le persone over 60, che magari il fatto di poter andare al ristorante, al cinema, al teatro per loro era una maniera per ritrovarsi magari con amici, per poter uscire anche all'aria aperta, e adesso rischiano di non poterlo fare. Quindi una situazione davvero molto molto drammatica, è il termine giusto, che mi preoccupa molto, specialmente in chiave settembre, specialmente quando riprenderà il lavoro. E su questo noi dobbiamo riflettere quale possibilità abbiamo di reagire, perché una strada la dobbiamo trovare. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.